Signor Primo Ministro, signor Ministro, signor Sindaco, Eccellenza, signori volontari, carissimi ragazzi, desidero anzitutto ringraziare il Governo del Camerun e il Centro Orientamento Educativo per aver organizzato questo evento. Sono davvero lieto Di poter incontrare gli studenti e i volontari del COE di Balmaiò. Ogni giovane qui presente costituisce infatti una promessa per il futuro del Camerun, una promessa che i volontari italiani e camerunesi con il loro lavoro rafforzano ogni giorno, favorendo tante opportunità di sviluppo personale e professionale a chi, pur avendo talento e capacità, ne sarebbe probabilmente stato privato per la mancanza di mezzi adeguati. Questi giovani, insieme, gli studenti e i volontari, rappresentano ciò che di meglio i nostri due paesi hanno da offrire. Il Camerun, paese giovane e in via di crescita, possiede risorse da valorizzare sempre di più. Non parlo soltanto delle materie prime, del petrolio, dei diamanti, del legno, dei prodotti agricoli. La più autentica e straordinaria ricchezza del Camerun sono le sue risorse umane, la sua gente, una popolazione non soltanto giovane, ma ricca e variegata sotto il profilo etnico, linguistico, culturale e religioso. È significativo che Balmaiò sia stata scelta quale sede del centro per la sua posizione geografica, quale crocevia tra diverse regioni e culture di questo grande paese. Qui si ritrovano tanti giovani di molte parti del paese, incluso il nord del Camerun, area particolarmente colpita dal dramma del terrorismo di matrice estremista. Il COE e i suoi formatori riescono ogni giorno, con uno sforzo degno del massimo apprezzamento, a mettere a fattor comune la ricchezza e diversità dei tanti giovani qui presenti. Pur fra molte difficoltà sono riusciti a fare dell'insegnamento, della formazione, dell'arte una passione che accomuna questi giovani, rafforza lo spirito di comprensione reciproca e fornisce loro gli strumenti per cercare un'occupazione e soprattutto una speranza. Il risultato è sotto i nostri occhi. Tanti giovani studenti sono oggi in condizione di poter efficacemente contribuire alla vita del proprio paese. I giovani artisti camerunesi sono formati dalle vostre scuole e sono quindi in grado di essere noti per la loro bravura e creatività, e questa ha impressionato i critici e l'opinione pubblica. Ecco un risultato simbolico e al contempo tangibile del lavoro straordinario fatto insieme, camerunesi e italiani. Vi esorto con convinzione a proseguire sulla strada che avete tracciato. L'arte, l'istruzione, la cultura come strumenti per avvicinare popoli e stati al loro interno e nei confronti di altre regioni, combattendo ignoranza e oscurantismo. Non vi è in questa relazione un paese che dà e un paese che riceve. Vi sono soltanto popoli che si arricchiscono attraverso esperienze comuni. I giovani studenti del COE possono e devono essere pienamente consapevoli del loro ruolo. Non sono comprimari, ma protagonisti dell'attività di volontariato. Il loro arricchimento è anche quello dei loro formatori ed è anche il nostro. I loro risultati, le loro conquiste sono un orgoglio per il Camerun e per noi, in identica misura. Ho avuto la fortuna di avere dei colloqui con il presidente Paul Biya, con il primo ministro, con il governo di questo paese, registrando la grande amicizia tra Camerun e Italia, la grande collaborazione che si svolge, e il COE è uno dei punti emblematici di questa collaborazione. Carissimi studenti, vi prego di serbare nei vostri cuori l'orgoglio e la consapevolezza della vostra importanza per lo sviluppo del vostro paese e dell'Africa, per
per l'amore che i vostri insegnanti hanno avuto per voi, per la fierezza che suscitate presso i vostri genitori e le vostre famiglie. È con questi sentimenti che vi faccio i miei migliori auguri per le vostre attività future, nella certezza che le relazioni tra Italia e Camerun e l'intera Africa si svilupperanno ulteriormente, anche grazie al vostro determinante contributo. Buon travaglio.